Saluti. Ciao. Di ciao a tutti, io sono arrivato da scuola, vero? Oggi eri a scuola. Sono arrivato da scuola e ho visto sulla cassettiera della mamma un mondo di cose, giusto? Tutte le cosine che abbiamo comprato stamattina, anzi che ho comprato stamattina. E questo di là c'è Franci, perché tra poco avrò bisogno anche di lui. Comunque Franci guarda, perché papà non l'aveva ancora visto questo. Questo è il nostro calendario dell'avvento alternativo che la mamma ha acquistato su Amazon. In realtà abbiamo un calendario dell'avvento, però per il momento è ancora chiuso. Ma volevo qualcosa che fosse un pochino diverso, Sami. Queste sono delle casette, sono 24 casette che adesso io e Samuele dovremo andare a comporre, perché guarda come sono fatte, sono dei cartoncini prestampati. Solo da andare proprio ad assemblare. Adesso vediamo poi io e te, Samuele, perché magari la mamma per certi versi non è che ci arrivi nell'immediato, quindi. E poi, dopo che abbiamo creato queste 24 casette, vi faremo vedere come andremo ad allestire il nostro calendario dell'avvento. Sami, sei stanco? Sei molto stanco? Adesso proviamo. E voglia di fare questa cosa con me? Ci proviamo? Abbiamo qui queste lucine, che sono delle lucine, guarda che belle, queste lucine che ho comprato oggi da Ikea. Srotoliamo e vediamo un attimino come funzionano anche queste, perché qui dobbiamo andare ad aggiungerci le pile, Sami. Allora, io direi di partire. Tiriamo fuori il necessario, sono tutte le scatoline, Sami. Poi oltre a queste abbiamo dello spago che era già inserito nella sacchetta, questo è costato mi sembra 8 euro, quindi una cosa più fattibile. Lo spago così che c'è per ogni casetta, Samuele intanto si addormenterà, vediamo se riusciamo a fare questo lavoretto insieme. E Sami guarda cosa c'è qui. Ci sono tutti i numeri adesivi da andare ad applicare su ogni casetta. Questa è la cosa che mi è piaciuta un sacco, per questo colore bianco e nero, bianco e grigio, per la tipologia in cui sono scritti i numeri, tant'è che Samuele, cos'è che mi hai detto un attimo fa, che abbiamo già tirato fuori, abbiamo sbirciato noi, mi ha detto ma come mai questo uno non ha la stanghetta? E ha ragione, sono dei numeri scritti in maniera molto particolare, però insomma devo dire, fai. Dimmi, Sami. E questo ha le strisce come la nostra. Quella tovaglia che c'era prima? Sì. Eh sì, è vero. Poi questo qui ha una stella. Quale ti piace più di tutti? Scegliene uno. Il rombo. E dov'è il rombo? Ah, questo. Il 24, quindi. A me piace un sacco, anche a me è molto bello il 24. Poi mi piace un sacco il 3, non so perché, mi piace con tutte queste parti, queste sembra erne. un orologio sembra, vero, con tutte le lancette. Niente, allora, noi partiamo, vai Samu, batti 5, ce la facciamo. Incominciamo noi dal calendario dell'avvento. Thank you.
casette terminate. In sottofondo Sami che sta mangiando delle patatine. Sam, guarda quante. Adesso la cosa che dobbiamo andare a fare è quella di attaccare ogni numero su una casetta, su ogni casetta. Ho pensato che andranno ad allestire l'albero. Questo è l'albero, diciamo, quei pezzi scarto del bancale, quello che avete visto l'altra volta. Quindi questo che abbiamo posizionato qua sulle scale, adesso vi faccio vedere, è così. Andremo ad abbellirlo con tutte le casettine dell'avvento. Quindi, che saranno bellissime. Che saranno bellissime, dice Sami. Quindi bisogna capire un attimino come appenderle, poi appena decidiamo insomma come andare ad agganciarle, il gioco è fatto. Oltre a queste metteremo anche le lucine per creare insomma un albero e una sorta di atmosfera anche quando è buio. Quindi niente, partiamo e facciamo questo lavoro. Guardate che meraviglia. Adesso la cosa che mancano sono le luci. Io lo trovo bellissimo. Vediamo se magari dall'alto verso il basso si capisce meglio. Guardate che bello. Cioè è stupendo. Stupendissimo. Quindi niente, adesso vediamo. Intanto i bambini sono nella vasca da bagno. Vediamo un po' poi con le lucine. Sami, guarda cosa ho fatto sulle scale. Hai visto che bello?
Ti piace? 7, 8, quelle lucine, amore? 9, 10. Ti piace, amore?